E rieccoci. Io lo so che molti di voi si stavano anche preoccupando, ma che fine ha fatto Alessandro? Male dov'è? Ma dove sono i prossimi video? Ma qualcuno? Oh, ma il video quando parte? Ragazzi, è stato un periodo un po' turbolento, un po' tormentato, e quindi mi sono dovuto e ho voluto prendermi qualche giorno di pausa perché c'era bisogno. I video continuiamo a farli, non vi preoccupate. Ho detto, ho cominciato, ormai la cosa ha preso piede, quindi porteremo avanti il suo discorso, porterò avanti il suo discorso con voi, con quelli che hanno ancora piacere di seguirmi, che vedo crescete, siete tanti veramente. Comincio a fare fatica a rispondervi a tutti, perché ovviamente mi sveglio la mattina che mi trovo 15, 20, 30 notifiche su YouTube. Guarda, questo ha detto così, quell'altro ha chiesto di là. Provo. Non credevo, provo a starci dietro. Non immaginavo, sinceramente, lo sapete, quando ho cominciato l'ho fatto per scherzo. E sto continuando a scherzare anche adesso, ma mai avrei immaginato veramente tutto sto seguito. E poi, sai, quando fai una cosa, poi se vuoi che la cosa sia bella, come spero che sia, poi devi dedicare del tempo a questo. E bisogna trovarlo poi, perché le 24 ore sono sempre quelle. Però dai, riesco ancora a starci dentro e voglio andare avanti con questa cosa così carina, simpatica che stiamo facendo insieme, io con voi, perché poi io ho cominciato da solo, poi col vostro supporto la situazione prosegue in maniera divertente, in maniera brillante, in maniera condivisa soprattutto, quindi estremo piacere di continuare a farlo e questo continuerò a fare. Fino ad esaurimento, no nervoso, fino ad esaurimento degli argomenti. Allora, il caffè com'è dopo, no? Bene, quindi non perdiamo le cattive abitudini. O buone, dipende dal punto di vista. Allora, dopo che abbiamo chiuso gli anni 70 e abbiamo chiuso anche gli anni 80 a livello di long play, a livello di album di inediti. Infatti, ve l'ho già detto, non parlerò di raccolte, non parlerò anche mi hanno chiesto, ma parli di Hurricane. Di Hurricane che ne parlo a fare sono canzoni dei Pooh che nascono in italiano, che sono state traslate più o meno alla buona dalle mani del Terry Randazzo per un mercato estero. Ma parlare di Hurricane è come parlare di un live, come parlare di Palasport. Cioè, Palasport, non parleremo di Palasport, parleremo dei due singoli inediti registrati praticamente live che esistono su Parasport e non altrove, o meglio, poi sono stati riportati su altre raccolte, ma nascono da Parasport. Ecco, quando si parlerà di quel tipo di situazione, io parlerò degli inediti, non delle canzoni già famose, perché riparlare di canzoni di cui abbiamo già parlato penso che non abbia senso. Direi di andare sinceramente a tutto quello che riguarda l'inedito, o comunque le cose che ancora dobbiamo affrontare. Proprio per questo motivo, da dove li prendiamo oggi? Li prendiamo dai singoli, come avevo promesso, avevamo dedicato due incontri, così adesso non so di che durata, se medio lunga, medio breve, che saranno relative a tutto ciò che avrebbe potuto fare parte degli album e per un motivo o per un altro non ne ha fatto parte. Per scelta condivisa? Per testa o croce? Perché si è litigato fino alla fine, litigato tra virgolette, è meglio mettere questa qui o meglio mettere quella là, perché sapete la durata degli album, sapete che le canzoni devono essere più o meno quelle, ce n'è una di più, una di meno. E parliamo dei singoli. Qualcuno l'altro giorno mi scriveva, non mi ricordo chi, ha detto Alessandro, ma sai che se uno prendesse questi singoli qua, cioè i lati B, i retro, di 45 giri, che hanno fatto parte degli anni 70 dei Pooh, ci verrebbe un album pazzesco se li prendessimo da soli e li mettessimo tutti quanti insieme. Io ho detto assolutamente sì, perché sono canzoni, una più bella dell'altra, adesso ne parleremo fra poco, che lì per lì magari non sembravano così importanti. Poi li visitate, li valutate dopo, dici, Madonna, ma sai che sto pezzo, secondo me, se l'avessimo messo, non sarà sicuramente un loro rimpianto, perché poi chi ha fatto così tanta strada, con così tanto successo, non ha questo tipo di rimpianti. Magari siamo più noi che avremmo voluto dire, ma perché non avete fatto una raccolta unica dove siamo tutti dentro?
ci sono avvicinati con i nostri anni senza fiato dell'84, dove gli hanno messo dentro un po' di roba che non era mai andata prima sul disco. Però fare un album vero e proprio di soltanto di singoli 70 sarebbe stata veramente una figata, sarebbe stata un'idea geniale. Però forse, ma magari è andata bene anche così, perché hanno mantenuto il loro fascino. Infatti vi dico che questa sera io non vi mostrerò alcun niente. Cioè, perché? Perché i 45 giri, a differenza dei 33, non hanno avuto ristampe, quindi o li beccavi allora o non li becchi più. Non è che sai, negli anni 90 hanno fatto 45 giri del 73, no? Perché quel 45 giri nasce come, nasceva molto spesso come lancio del disco, dell'album che sarebbe uscito da lì a breve. Si lanciava il 45 con la canzone di punta sul lato A e sul lato B, molto spesso quella che non avrebbe fatto parte dell'album, ma per farla ascoltare, per farla. Quindi o li beccavi allora o non li becchi più. Quindi l'unico modo per riaverli è o sei un gran culo che c'è qualche rigattiere che li sta buttando fuori dalla sua bottega, o se no ti devi recare nei mercatini, quelli sai ad hoc che trovi in molte città, in molti paesi, nelle piazze. Ragazzi, credetemi, io mi ci sono avvicinato qualche volta. Qualcuno, allora se ce ne sono, ce ne sono alcuni 45 giri, di cui sono molte copie in giro, quindi magari li prendi anche a 5 euro per dire. Ce ne sono alcuni che se non molli 150 a 200 euro, quello non te lo dà, perché cominciano a diventare rari. Proprio per questo motivo, non avendoli io tutti, è inutile che faccia vedere uno sì, uno no, gira le copertine, cosa, a parte che sulle puntate sui 33 lo fai vedere una volta e finisce là. Sui 45 qui sarebbe un continuo girare i dischi, far vedere qua e là, ma non perché io non voglia far vedere, ma perché di quelli che ho non arriviamo neanche alla metà di quelli che in realtà sono, quindi non puoi avvalorare, rimarcare un 45 piuttosto che un altro. Quindi a questo punto nel dubbio non vi faccio vedere niente, ne parliamo direttamente perché siamo già al settimo minuto come al mio solito, ne parliamo delle canzoni, non vi faccio vedere niente perché non li ho tutti, quindi sarebbe ingiusto, questo sì e quello no. Parliamo di quello che è successo negli anni 70, quando i Pooh lanciavano i 33 giri, e prima ancora di lanciare i 33 giri partiva il singolo forte dell'album, quasi sempre lato A del 45, e sul retro una di quelle, fra virgolette, scartate che non avrebbero mai fatto parte dell'album. Adesso lo analizziamo. Allora, in tutta coscienza dovremmo partire dal 1971, da Opera Prima. Perché lo saltiamo? Perché lì il re di tanta voglia di lei, lo sapete benissimo, è The Suitcase. The Suitcase che cos'è? È Tutto alle tre in inglese. Quindi riparlare un'altra volta di Tutto alle tre, dove ne abbiamo già parlato sulla mia puntata di Opera Prima, non avrebbe senso, anche perché poi parlarne in inglese, cioè, è stata fatta per il mercato estero, sì, poi rientra nelle raccolte che hanno fatto i Pooh, anche dal 71-74, c'è, ma siccome l'originale è Tutto alle tre, che è una canzone fantastica e ne abbiamo già abbondantemente parlato su Opera Prima, trovo, come dicevo per la mia professoressa, trovo pleonastico. Che cazzo di parole che so. Troverei pleonastico e ridondante parlarne ancora. Non ha senso. Quindi il 45 del 71 lo lascerei andare, come quelli del 72, perché lì ci sono entrambe le canzoni che sono su 33 giri, quindi è inutile. Io partirei direttamente dal 1973. Che cosa succede? Succede che la canzone di lancio di Parsifal, Io e te per altri giorni, che come sapete rimane 51 settimane in classifica, una cosa folle, ed è stato un anno in classifica. Su, giù, ma comunque ci sta. Il retro di quella canzone era Lettera da Madame Bud. Lettera da Madame Bud, poi sparita dai radar, praticamente dappertutto, fino a che non la ribecchi un'altra volta sulla raccolta che vi dicevo prima, I nostri anni senza fiato, 1984, dimenticatoio. Allora, la canzone non è indimenticabile, però ha i suoi lati sicuramente interessanti. Allora, la storia praticamente è di lui che si va a riprendere lei dopo che erano stati insieme e lei aveva deciso di mollarlo per stare con un altro. Quando lei ha capito che la vita con quest'altro qui era una galera, una prigione, lui lo mette al corrente e lui non ha fatto che andare a riprendersela. Pochi soldoni, la canzone racconta di questo, e
È una storia d'amore abbastanza contrastata, ma quello che posso dire no, non è veramente un capolavoro, è una canzone che, anche perché poi, a parte un ponte centrale che stacca un attimino, è anche un po' ripetitiva, non è una canzone folle. Però è bellina, poi dice Marienbad, ma dove cazzo sta Marienbad? Marienbad è una località termale che si trova attualmente fra il confine fra la Repubblica Ceca e la Germania. Infatti Marienbad è il nome tedesco, ma sarebbe Mariaschne, Laschken, in ceco, adesso non mi ricordo la pronuncia, il nome della città. È una città famosa per le terme, da quello che so. Sembra che questa donna, dopo essersi lasciata con lui, andasse a vivere in questa gabbia dorata con questo tipo che le aveva promesso mari e monti, ma alla fine poi lui se la va a riprendere perché lei non sta bene, non si trova bene, la storia d'amore che si paventava che cosa, alla fine non era. E lui se la va a riprendere quasi di nascosto, chiaramente, da perché lei ha detto, senti, io qui non ce la faccio più. Fondamentalmente la canzone si racconta di questo. Strada privata, villa isolata, nascosta là, nell'ombra quieta della pineta, abiti qua. La fontana non è molto limpida, anche i fiori sanno d'aria umida, tutto intorno sembra sopravvivere. Mi domando come hai fatto a viverci. Dal confine all'alba per telefono, dissi solo, son venuto a prenderti. Eri sola. Sola come al solito, fra un istante tornerai a vivere. Ecco, lui le dà questo messaggio di poi torniamo insieme perché ormai ti sei sbagliata, l'uomo forte che non sa sorriderti. No, non ti avranno un giorno di più. Se tu vorrai, ci aspetta laggiù la nostra città. La mia casa è ancora così disordinata e piena di sole come vuoi tu. Quindi le prometto un futuro finalmente diverso rispetto a quello che sta vivendo adesso col compagno attuale con il quale lei si è messa lasciando lui. Quindi è un ritorno di fiamma, dai, alla fine, lettera Marienbad è questa, è un ritorno di fiamma e lui se la va a riprendere in questa zona molto particolare della Mitteleuropa. Non penso ci sia moltissimo a dire su lettera Marienbad perché poi alla fine, ripeto, le retro di Io te per altri giorni, 1973. Facchinetti Negrini. Bene. Andiamo all'anno dopo? Allora, come sapete, io ho dedicato una puntata esclusiva a Inutili Memorie, che ritengo uno dei pezzi più belli che abbiano scritto i Pooh. Avendone già parlato lì, sarebbe pleonastico e ridondante che ne parlassi ancora anche qui, di Inutili Memorie, non parlerò. Se la volete cercare, scrivete. Andate nel mio canale, Alessandro Mito, Inutili Memorie, c'è un video di circa una ventina di minuti dedicato esclusivamente a Inutili Memorie. E lì ve la sciroppate tutta in tutte le salse come volete. Non ne parlerò adesso perché l'ho già fatto. In quanto Inutili Memorie, 1974, lato B della canzone invece di cui parliamo, che era il lato A. Se sai, se puoi, se vuoi. Allora, questa sì. Questa è una canzone estremamente tormentata. Te lo fa capire anche come è stata arrangiata, perché c'è un saliscendi di emozioni su questo brano che non finisce mai. Parte questa chitarra arpeggiata, i dubbi di do, di che poi il coro che entra, poi a un certo punto l'orchestra sinfonica, timpani, un trasporto eccezionale, poi si rimette a do dal piano, soli, quel giorno che tremavi in quella stanza. Sì, fu quando gridai per dirti di noi, dicevi a me, non ho più niente. Era per darti un po' d'aiuto, vedero come te. Ricordo l'idea, fu chiara, fu tua. Dicesti a me, facciamo un viaggio. Presto l'acqua non più confine avrà, dicevo, guarda il mare. Scenderemo verso le terre antiche del sud. La gente negli occhi più grandi e senza età e nell'istinto avrà colori audaci. E nuove intense voci per te. Poi quello osservarmi che non ricordai prima nei tuoi occhi di aver visto mai. Quasi fosse strano poi ciò che avvenne poi. Cosa abbiamo fatto?
chiedemmo noi. Il tormento cresce. Quindi è una storia d'amore che sembrava rodata, collaudata, indistruttibile, sorgono dei dubbi, non ci fanno capire bene quali, ma c'è qualcosa che non va nella coppia. Da quel fu quando gridai per dirti di noi, quindi lui, il suo amore lo ha espresso in una maniera roboante, in una maniera, poi i dubbi vengono a lei. E quindi facciamo un viaggio, come dire, facciamoci questo viaggio per ricomporre quello che si sta rompendo. E lui, ben d'accordo, ben volente, dice, facciamo verso i mari del sud, vedrai che lì, qua e là. Poi quell'osservarmi che non ricordai nei tuoi occhi di aver visto mai, cioè lei lo guarda strano come non ha mai fatto prima. Quindi i dubbi diventano molto più che dubbi, la situazione si sta compromettendo. Poi bisogna correre ai ripari. Cosa abbiamo fatto? Quindi adesso bisogna tirare giù delle idee, bisogna tirare giù dei principi esclusivamente nostri per capire dove stiamo sbagliando, dove stiamo andando e salvare questa storia, se la vogliamo salvare. E qua, dopo tutto il trambusto dell'arrangiamento di questa canzone, che è un saliscendi, ripeto, di emozioni, di orchestra, di rallentamenti, di partenze, a un certo punto poi come va a finire la canzone? Va a chiudere con queste bellissime frasi che adesso vi dico, e una linea melodica molto dolce e un arrangiamento orchestrale ma morbido, pieno di archi e di pianoforte, non c'è molto di più, per andare a chiudere, a capire come la salviamo sta storia. Così, se sai, se puoi, se vuoi, domando, spiegami, cos'è che ancora fa violenza a noi? Capisci il senso o no? La voce e il viso tuo da riconoscere, rivoglio a me. Se sai, se puoi, se vuoi, la strana nostalgia che può distruggerci si disperderà. Grandioso. Quindi la soluzione è questa. Cos'è che ancora fa violenza a noi? Parliamone, parlami, dimmi tutto. Perché mi cominci a guardare in quel modo? Dov'è che si è crinata la storia? Dov'è il problema? Parliamone. E questo è la chiave di volta di come poi si va a risolvere la canzone in maniera, ripeto, estremamente orchestrale e melodica. Una canzone bellissima, che sicuramente aveva bisogno di una sottolineatura particolare. Stiamo parlando del 1974, quindi è uno dei pochissimi anni, insieme all'89, poi succederà più spesso negli anni a seguire, ma negli anni 70 l'unico anno in cui Pooh non lanciano, lo sapete, un album nuovo di inediti è proprio il 1974, cioè a cavallo fra Parsifal e un po' del nostro tempo migliore, che esce già, che è il marzo del 75. In questo anno i Pooh, a parte il tour di Parsifal impegnativo, partoriscono 2 45 giri, quindi alla fine 4 canzoni nuove, che come vi ho detto, una è Se sai, se poi, se vuoi, con il retro di Inutili Memorie. Poi abbiamo l'altro è ancora più impegnativo, forse, perché parliamo di un 45 giri che vede sullo stesso supporto Per te qualcosa ancora e Vorrei. Allora, sono due canzoni comunque d'amore, ma hanno un filo conduttore molto stretto che le lega, cioè il ritorno di Fiamma. In una è lui che, quasi in maniera nostalgica, malinconica, si trova forse per un incontro, forse a bere un caffè a casa di lei, che ormai è un'altra storia, che vive con un altro. Nell'altra lui si ferma prima di un rapporto sessuale che potrebbe
ricondurlo a perdere ancora la testa per quella donna lì che evidentemente gli ha lasciato qualche segno da qualche parte. Adesso ne parliamo una per volta. Per te qualcosa ancora, e ne vorrei, dalla penna di Robby Facchinetti e la dalla penna di Valerio Negrini e la musica di Robby Facchinetti, per te qualcosa ancora ritengo sia il singolo più bello ed importante di tutti gli anni 70. È una canzone fantastica, c'è gente che ci ha perso la testa e ce l'ho persa anch'io per un periodo, perché è veramente una canzone per un periodo, poi quando perdi la testa per una canzone ce la perdi sempre, ma per te qualcosa ancora è una canzone veramente importante, sia per la storia che è trattata, praticamente lui va a casa della sua ex e le fa anche i complimenti, vedo che i capelli adesso non li tagli più in quel modo strano in cui mai sembravi tu, dolce e più serena è la voce tua, vedo tutto intorno nuova fantasia, come a dire, beh, in questa casa, cazzo, sembra che si parli più di te rispetto di quando eravamo insieme io e te, no? Però io mi voglio quasi autoconvincere che tu stia meglio per non provarci un'altra volta, perché poi, allora, questa attrazione è talmente forte che rischierei di essere ancora lì a buttarti il complimento, a dirti di fare una follia, forse l'ultima. Questo che dura, però poi quando lui domanda a lei, ma te lo ricordi com'eri allora, come non parlavi? Fra gli entusiasmi della mia mente solo mi lasciavi, ora ne parli della tua vita, della vostra intesa, in questo mondo che ti appartiene, quanto sei più bella adesso. Poi dà quasi ragione al suo compagno adesso. Quanto amore dal tuo sonno lui svegliò per sé, ciò che sempre inutilmente io chiedevo a te. Sai che cosa scopro d'improvviso io? Non ho mai pensato di sbagliarmi. Ammissione. Sta andando via. Prima che vada per la mia strada, dimmi sì che in fondo ha avuto un senso nei nuovi giorni, anche un po' il mio mondo, cioè quello che tu sei adesso, è anche un po' grazie a me, anche a quello che siamo stati insieme. E poi qua, l'apoteosi. Fammi pensare che potrei darti qualche cosa ancora. Fammi pensare di aver paura che lui possa rientrare adesso. E fai finire la canzone così. Valerio, sei un delinquente. Perché, cioè, poi ci lasci così. Va avanti? Non va avanti? E chi lo sa? Ma lui dice, fammi pensare. Non facciamolo. Fammi pensare che posso darti qualche cosa ancora. Fammi pensare di aver paura che lui possa rientrare adesso. Fammelo soltanto pensare. È già un'emozione fantastica, indescrivibile per me. Pezzo assurdo, veramente bello, 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 bello. Per te qualcosa ancora, secondo me, è una di, fra i singoli, è la più bella canzone. Poi la metterò vicino ad un'altra, ma la lascerei al primo posto. Un'altra gliela metto subito dietro, fra i singoli degli anni 70. Per te qualcosa ancora è veramente bella. E anche come è arrangiata, tutto quello che succede, quello che fanno le voci. C'è un Robby a livelli, perché ragazzi, sul quanto amore dal tuo sonno, prende la nota che fa schifo, perché fa veramente schifo. Dove va lassù non lo so, non so neanche lui dove va. Stiamo parlando di un Facchinetti che ormai 74, 40, ha i suoi 30 anni, è proprio nella maturità e nella voce al top di gamma, eccezionale. Il retro, e vorrei, siamo già sulla porta, un breve addio nel giardino, e lo so io quello che sento. Ma non vorrei. Non vorrei. L'ho detto già, scusate, perché non, senza testa sto andando a memoria. Questo è perché Alessandro le canzoni di Puglia sa quasi tutte a memoria. Poi intanto mi scappa la frasetta che. Vabbè, insomma, non ne ho più 20 di anni, neanche 30 e neanche 40 purtroppo. Anzi, siamo ormai prossimi ai 50. Quindi ogni tanto la RAM, eh? L'ho detto già, discorso chiuso da parte mia.
e vorrei trascinarti nel buio là, come sempre, dove tante volte abbandonai la rabbia mia. Ma cara mia, stasera questo non si farà. Io lo vorrei fare, vorrei possederti un'altra volta, vorrei condividere con te. Pensa che adesso vorrei far l'amore, qui, una volta, due volte. Poi dirti no, non ci riesco a guardarti. E vorrei che a sbagliare di più fossi stato io, sempre io. E così inutilmente illuderei nuovamente la mente mia. Come sempre, meglio per me salvarmi qui, adesso che riesco a guardarti come sei. Non ti dirò che vorrei far l'amore qui, una volta, due volte, poi dirti no, mi conosco e alla fine lo so. Anzi, no, mi conosco e lo so, alla fine poi, cosa io vorrei. Lui non si accontenta di pensare di voler rifare l'amore con lei per l'ennesima volta, due volte, tre volte, perché poi lui vorrebbe tornarci insieme, ma meglio per me salvarmi qui, adesso che riesco a guardarti come sei. Non sono più innamorato come prima, adesso i tuoi limiti io li conosco, il male che mi hai fatto io me lo ricordo bene, però sei talmente bella che io farei l'amore con te adesso una, due, tre, dieci volte, chi si ferma qui? Ma mi fregherei da solo con le mie mani, è per questo che preferisco salvarmi qui, perciò si chiama E vorrei sta canzone, che E vorrei, non si chiama vorrei, E vorrei, perché è un susseguirsi di emozioni, sensazioni, volontà, desideri, istinti, ma poi alla fine subentra forse un po' di paura, forse un po' di scotto, forse un po' di una ferita ancora aperta, e alla fine no, non se ne parla. Vorrei trascinarti nel buio, là dove, sempre, come, non se ne parla. Fermiamoci qui, perché poi lo so alla fine poi cosa io vorrei, e non si parla soltanto di sesso, vorrei alla fine di te tornassimo insieme, meglio di no. Mi salvo qui adesso che riesco a guardarti come sei. Quindi, canzone d'amore sì, e ripeto, filo conduttore simile a quello di Per te qualcosa ancora, ma a me se tu per te qualcosa ancora dice fammi pensare che potrei darti qualche cosa ancora. Qui invece lui no, non fammi pensare niente, perché io già vorrei adesso farti tutto di più. Ma è meglio che vado via, meglio che io vada via, perché sennò qui si mette male e poi lo so cosa vorrei e poi ci vado a star male, meglio di no. Quindi la chiudiamo. Abbiamo chiuso il 1974, ci lanciamo nel 1975, dove i Pooh lanciano, dopo un po' di Nostro Tempo Migliore, lanciano Forse Ancora Poesia. E Forse Ancora Poesia cosa fa parte? Sicuramente Ninna Nanna, che è il brano che lancia il 45 giri che promuove il disco. Il Retro ha una bella storia alle spalle, perché il Retro, vedi, qui sono tre le più belle degli anni 70 come singoli, perché questa mi stava quasi scivolando, e questa la metto lì con Per te qualcosa ancora. Ragazzi, parliamo di È bello riaverti. Che sono stati bravi poi loro a rifarla, a riproporla nel tour Opera Seconda, riarrangiata, è arrangiata molto bene, fra l'altro, la versione che hanno rifatto, niente male, c'è un bel solo di Dodi, che sul genere non c'è, però chiaramente è vista nel 2010-2012, quello che era. È bello riaverti nasce nel 1975 come Retro di Ninna Nanna, Facchinetti Negrini chiaramente, ha una storia. Che se voi prendete il 45 giri del 75, è arrangiata più o meno allo stesso modo, ma le voci sono diverse e cambia anche il testo rispetto a quella che troverete sulla raccolta 75-78, dove la troviamo per bene, per la prima volta su un bel long plane o in cassetta, cioè, dove comincia a far parte, erano i singoli che cominciavano a far parte dei triendi, delle raccolte da tre anni che lanciavano i Pooh, 71, 74, 75, 78, ecco,
quella 75-78 è stata incisa nel 1978 con le voci del 78 e con il testo leggermente modificato del 78, che è diverso dall'originale che trovate sul 45 giri del 75, dove le voci sono più effettate. Certe parole sfuggono e si capiscono anche meno, mentre nel 78 è tutta bella limpida. Hanno mantenuto praticamente l'arrangiamento simile, o non lo hanno toccato, forse l'hanno un attimino rimasterizzato e ripulito, ma è rimasto quello che era nel 75. Le voci sono diverse. Quella di Dodi è molto meno effettata, cambiano gli accenti sulle vocali, cambia qualcosa anche Robby. Parte la canzone di un bello che fa paura. Forse hanno fatto benino a ritoccare, perché si è chiarito e si è capito un po' di più. La differenza sostanziale nel testo sta che nel 75 Valerio Negrini scrive e fa cantare a Dodi: quando vorrai si spiegherà che avvenne quella sera. Nel 78 Dodi canta: quando vorrai mi spiegherai che avvenne quella sera. Quindi il testo è già diverso. 75-78, cambia il testo. Quello depositato in SIAE e si spiegherà, perché la canzone è stata depositata nel 75, quindi sarebbe quello ufficiale e regolare. La canzone è fantastica, ecco, una di quelle mattonate, quando dico io che i Putti danno le... di una linea melodica da pugnale. Lo sapete bene, questo inizio con sto... è una sorta quasi un clavicembalo, no? Dun 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 dun, con questi archi sotto. Rai 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 rai. Tu non lo sai come si sta nell'infinita attesa. Dietro una porta chiusa tra oggetti che guardano te. Ci dormi su, ci bevi su, vivi così, per dire, e non ne sai uscire, ma andare via, come si fa? Qui non c'era molto senza te. Io ho fatto del mio meglio, ma ci si può smarrire tra le cose care inventate in due. Quando vorrai si spiegherà che avvenne quella sera. Non l'ho capito ancora, ma è bello, sai, riaverti qui. Qui, nel petto e nella mente mia, c'era amore, non è andato via. E lo puoi sentire dentro me tremare. Qui, ti prego, non giochiamo più. Qui, con gli occhi e nuove stelle, tu porti luce ancora dove più non c'era. Cioè, datemi un cappotto. Brividi. Valerio Negrini, brividi. E poi la linea di Robby. E le note che prende Robby in questi incisi. E Dodi, quando qualcuno mi ha scritto: non è vero, Dodi non ha mai fatto falsetti. Che avvenne quel... Se lì Dodi non ha mai falsetto, allora io sono Napoleone. Scusate. Non l'ho capito. Lì Dodi va in falsetto. Non prendetemi per il culo, perché Dodi... Ma poi l'ha raccontato lui nell'intervista. Andavo in falsetto, come gli altri. Ma vi siete mai domandati, Pier, Robby Facchetti la prende a voce piena, ma nei ritornelli nel 76 c'è anche Dodi. Dodi lì va in falsetto e si sente chiaramente. Qui, su È bello diverti, Dodi va in falsetto in una maniera fantastica poi, con quel filo di voce come sa fare lui. Canzone strepitosa È bello diverti, poi lo sapete, è uno dei classiconi un po' più di nicchia dei Pooh. I grandi amanti dei Pooh la conoscono bene. Chi li conosce meno non sa neanche di cosa stiamo parlando, però io sto parlando con voi, siete degli amanti. È bello di averti, è un lentone di quelli, una canzone strappacuore che come poche ne hanno fatte Pooh, ne hanno fatte tante, ma così belle, e mamma mia.
veramente col, ti apre col pugnale. Pazzesca, una canzone pazzesca, veramente bella, bella. Andiamo avanti. 1976 nasce Pullover. Linda, che avrebbe dovuto far parte di Forse ancora poesia, non ne ha fatto parte, se la tengono buona per buttarla dentro su Pullover. Forse, anzi, proprio per un motivo in particolare, prima che nasca questo nuovo album, teniamoci già un brano che è rodato, che è pronto per fargli fare il lancio, la promozione del disco. Infatti, Linda nasce come 45 giri, lato A. Chi è il lato B? Donna davvero, ed è quella di cui parliamo. Donna davvero. Allora, canzone smielatina? Sì. Melodicamente melenza? Sì. Potevano cantarla anche Collage, La Bottega dell'Arte? Sì. Ne era particolarmente entusiasta? No. Scherzi a parte. È una bella canzone. Però rientra in quel filone di... Parte sempre con queste ragazzine, mamma mia. Succedeva spesso in quegli anni che i Pooh raccontassero storie di quindicenni, sedicenni. Per carità, lo facevano un po' tutti i gruppi e tanti cantanti. Negli anni 70 non c'era tutto questo tabù. Forse è più giusto oggi perché certe categorie di ragazzi e ragazze andrebbero preservate. Allora era più, vogliamo dire, normale. No, normale no. Però era più facile che succedesse. La storia dell'uomo maturo con la Lolita, con la bambina, con la ragazzina. Insomma, bambina no, per carità del cielo. No, ragazzine sui 15-16 che ti giravano intorno, tipo l'hanno fatto con Canzone per Lilli, l'hanno fatto con Donna al buio, Bambina al sole, l'hanno fatto tante di quelle volte che... Boh. Donna davvero è di quel filone lì. E se anche troppo presto ti risveglierai fra l'amore e il resto, potrai anche alzarti e andare via. La parte mia era solo questo, cioè farle perdere la verginità era la parte sua. Capite l'assurdità di certe... Perché poi lei si concede così, niente più parole. Tu mi hai detto sì, ma non farmi male. Stiamo parlando di una ragazzina vergine. Chiaro? Ma non farmi male. Sei lì, fiore da raccogliere, bambina che non vuol più giocare. Poi, più chiaro di così. Sei tu che in un gesto solo hai voluto me fra il tuo corpo e il cielo. L'età. Infinita e fragile, da un attimo si è lanciata in volo. E tu ti riconosci già in un gesto fatto mille volte ormai. Donna davvero, senza respiro, senza innocenza, hai vinto tu. Quindi sei una bambina, ma non sei innocente, però quindi vuol dire che tu. Il discorso può anche finire qui perché insomma è talmente chiara la canzone che non ha bisogno di spiegazioni. È lui che aiuta una ragazzina a perdere la verginità. Cioè, se devi cominciare, comincia con me oppure magari lei. Fa la canzone per Lilli. Non me ne importa. La prima volta lo farò solamente con te. Ecco qua che si ripropone un'altra volta. Però qui il testo è di Negrini. Di là è di Dorazio, se non ricordo male. Comunque. È un fattore ricorrente nelle canzoni di Pooh, questo fatto della bambina, della ragazzina. Ragazzi, oggi si parla di pedofilia, ma perché? Negli anni 70 no, quindi succedeva molto spesso di ascoltare canzoni come Il gigante e la bambina di Ron, insomma c'erano situazioni cara dei Beans, se ti senti sola, i 15 anni tu... 16 anni, sentirmi parlare tranquillamente, molti gruppi e cantautori degli anni 70. Oggi se ne parla proprio. Ripeto, ma a me non convince niente di Donna davvero, non è l'argomento, perché poi la linea melodica è un po' lentina, un po'... Non, il ritornello suona anche bene, però, guarda, Pullover è bello così com'è, non ce l'avrei messa, forse questa è una di quelle poche che dico, ma... È rimasta fuori e non è un grandissimo problema. Mentre è bello riaverti su Forse ancora poesia, avrebbe fatto la differenza. Assolutamente sì. Anche Lettera da Marley and Bud non avrebbe fatto la differenza su Parsifal. Sì, è bello riaverti, è uno di quelli che averlo o non averlo sull'album fa la differenza. Donna
No, davvero non mi dilungherei neanche altro, anche perché siamo al Madonna, 40 minuti, ragazzi. Allora, io niente, ma oggi non parli di album. Ho fatto, eh sì, però quando vai ad ammucchiare un po' di singoli, ecco lì con l'album viene fuori, quindi alla fine. E che fortunatamente c'è anche qualche pezzo strumentale di cui non parleremo granché, lo citiamo perché giustamente va citato, ma non c'è un testo da sviscerare, insomma. Infatti, proprio il prossimo album, sì, il prossimo album, il prossimo anno che andiamo a parlare, il 1977, album di Rotolando Respirando. Qui parliamo di un 45 giri interamente strumentale, che vede Risveglio da una parte e La gabbia dall'altra. Allora, Risveglio è un brano molto molto morbido, veramente molto melodico, e le musiche sono entrambe di Roby Facchinetti, non so neanche a dirlo. Sono in completa contrapposizione come brani, perché Risveglio, ripeto, è una canzone che si potrebbe mettere anche come sveglietta sul telefono la mattina, perché ti svegli anche volentieri, sempre se non riprendi sonno durante, perché chiaramente è talmente dolce, talmente morbida, che non so quanta voglia ti dia di alzarti, se ti giri dall'altra parte e dormi ancora di più. Però è un pezzo molto carino, orecchiabile, nello stile facchinettiano, quando vuole ammaliare con la linea melodica avvolgente, coccola, chiamiamola così, no? Risveglio un brano del genere. L'altra è completamente diversa, perché La gabbia, ragazzi. Non devo neanche segnarvela come è fatta La gabbia. Allora, La gabbia, io la prima volta che l'ho ascoltata, siccome da piccolo avevo già visto un film tremendo, che avranno visto molti di voi, la prima volta che ho ascoltato La gabbia, perché è vero che La gabbia del 77 e quando è uscita avevo 2 anni, ma non l'ho ascoltata a 2 anni, l'ho ascoltata molto più in là, forse ne avevo già 9, 10, 11. La raccolta 75-78, ma a 6 anni io avevo già visto un film. Vi dico soltanto il titolo, poi il resto degli abbinamenti di pensiero fateli voi. Avevo già visto Profondo Rosso, che fra l'altro è dei miei anni, del mio anno. Profondo Rosso nasce nel 75. Ma la prima volta che l'ho visto, dice, ecco perché sei traumatizzato così. Io a 6 anni, ero un bambino, è la prima volta che ho visto Profondo Rosso. E quando ho ascoltato La gabbia, ho detto, ma a me questa mi ricorda qualcosa. In effetti, il modo di usare questa celesta, questo effetto particolare delle tastiere, come un campanellino, come un carillon inquietante, sì, sicuramente riconducibile a quello che hanno fatto i Goblins, dalla grandissima arte di Claudio Simonetti, leader dei Goblins, quando hanno scritto Profondo Rosso. La ricorda, sinceramente, un po', io non voglio dire che Facchetti abbia preso spunto da Simonetti, però un po' la ricorda. Poi, per carità, la canzone si sviluppa in tutt'altra maniera, abbiamo delle percussioni che suona Stefano fantastiche, fra timpani, gong, campane tubolari, Stefano suona veramente di tutto. Poi è un pezzo che nasce sì inquietante, poi diventa cattivo nei suoi bridge, diventa bello tosto con organi cattivi, con chitarre distorte. È un pezzo molto ben fatto, La gabbia. E i Pooh, quando hanno potuto, poi dal vivo l'hanno riproposta più di qualche volta, anche di recente, perché è un pezzo che comunque dà loro soddisfazione, perché la soddisfazione sia a loro che la eseguono, ma anche a noi che l'ascoltiamo. Insomma, è una canzone, è uno di quegli strumentali dei Pooh che sono inconfondibili. Però ripeto, il filo conduttore, un po' con Simonetti, con i Goblins e Profondo Rosso, viene quasi spontaneo. Senza voler insinuare niente, ci mancherebbe altro. Però, mi sembrava qualcosa di. Ma questa mi ricorda qualcosa. Possiamo andare avanti. Andiamo al 1978. E qui, quando ho parlato di quella che stava, passatemi il termine, attaccata al culo, nel senso di pole position, mentre dimenticavo il bello di averti, con per te qualcosa ancora. È questa, ragazzi. Io sono pazzo di giorno per giorno. È una canzone, io non lo so quanto bella sia. E su Boomerang ci sarebbe stato. Il problema è che Boomerang è una fucina di capolavori. Cosa togli per mettere giorno per giorno? Se pensate che sul lancio della monetina nel 1978
esce il 45 giri che lancia il disco, il cui lato A è Cercami. Ma hai detto cazzi. E il lato B, Giorno per giorno. Vogliamo scherzare? E chi era la riserva qui? Sì, per il lancio sarebbe dovuto essere Giorno per giorno. Ma voi lo sapete, no? Giorno per giorno che canzone sia. A parte. In Giorno per giorno c'è quella caratteristica che vi ho detto che io amo tantissimo. Quando Robby me la fa. Mi smutanda con rispetto parlando. Perché lo fa su, ve l'ho detto, su Città Proibita, lo fa su Selvaggio. Il famoso salto d'ottava. Quando Robby parte con l'ottava bassa e poi mi va sull'ottava alta, mi manda al manicomio. Perché Robby con i bassi, giorno per giorno, sembra che debba stare lì. Bah, ottava di sopra, incazzato, tosto, duro, bello. Ma poi l'arrangiamento che ha la canzone è bellissima. C'ha un solo, fa un assolo do di là in mezzo, che è una cosa spaventosa. E quando lo fa, scusate le campane sottofondo, ma c'è il prete che a quest'ora si diverte. Però non mi metto a stoppare per poi ripartire. Stavolta non sfumo, stavolta ci parlo sopra. Anche perché un paio di campane fa anche bene sentirle. Se ne sentono tante in televisione che cantano di campane. Sentite che carine qua, che ho il campanile attaccato a casa. E prima del solo di Dodi c'è questo bellissimo bridge in cui entra Red da solo e poi gli vanno in supporto tutti. È bellissimo. Passo per passo tutti riaprendo, finestre già chiuse, precipiti dentro di me. Con tutte le varie tonalità, a incasso dell'armonia, e lui da solo. Che cosa ti aspetti? Questo io dico sapendo che stavo cadendo e che l'ultima spiaggia del mondo che valga la pena sei tu. Parte la frase strepitosa, l'ultima spiaggia del mondo che valga la pena sei tu. Valerio Negrini, insegnatelo a scuola. Parte il solo di Dodi, che è da capottare, da buttarsi per terra. Allora, Giorno per giorno è una canzone bellissima. Giorno per giorno ho imparato ad avere pazienza. Sulla mia coscienza è cresciuta già l'erba e ogni giorno mi sveglio che tutto va meglio. Giorno per giorno seguo il vento aspettando la sera e non faccio paura e non faccio domande. In poche parole sono un uomo normale. Giorno per giorno ho imparato la vita a memoria. Come i libri di storia nei tempi di scuola, ma di mio non ci lascio una sola parola. Giorno per giorno ho imparato il mio bene, il mio male. Un minuto di sole mi basta a scaldarmi. Con quale diritto tu vieni a svegliarmi? Poi c'è il brigio di Red e gli altri che vi ho detto. Il solo di Dodi. Giorno per giorno. Come fa dopo il solo di Dodi? Io adesso non ho memoria. Giorno per giorno. Adesso mi sfugge. Però è la frase più bella alla fine quando fa. Giorno per giorno ho imparato a combattere ancora. A puntare i miei occhi negli occhi del mondo. Essere dentro le cose che stanno cambiando. Giorno per giorno. Ogni prossimo giorno. È una canzone che dentro Boomerang ci stava, ma 11 non potevano metterle. E peccato. Peccato perché Boomerang, ripeto, a parte essere uno degli album più belli di tutta la storia di Pooh, forse fra i primi tre, come varietà di canzoni, che cosa combinano là dentro. Cioè, Boomerang è un capolavoro, 44 minuti di follia, di capolavoro, di meraviglia. Giorno per giorno ce l'avrei fatta stare, ma che vuoi? Peccato. Grande canzone comunque. Poi, restiamo nel 78, dopo l'uscita di Boomerang, i Boomerang ingaggiati, diciamo, ingaggiati dalla Rai, che deve lanciare uno sceneggiato, che loro andavano forti di sceneggiati, molto più delle fiction di adesso.
forse erano anche più seri, più pregni, no? E con attori di livello preparati, gente che veniva al teatro, no? Come certi, vabbè. Esce i 45 giri, la tua l'autobus, sono la sigla iniziale e la sigla finale di questo sceneggiato Rai, che si chiama Racconti Fantastici, 1978. Poi sono anche attori di un certo livello. Praticamente, questa serie, questo sceneggiato, di 6 episodi, ma neanche tantissimi, adesso dovrei andare a ricontrollare. Vabbè. La sigla iniziale è Odissei, la sigla finale è Fantastic Fly. Quindi uno vede il 45 e dice, ma qua i Pooh hanno fatto due canzoni in inglese. No, hanno semplicemente realizzato due brani interamente strumentali da consegnare alla Rai come sigla iniziale e finale di questo sceneggiato. Odissei c'è un basso che ti manda al manicomio, perché è tutto in controtempo, ti lascia senza fiato. E va avanti così. Tendenzialmente inquietante per il giro di basso, per il tipo di sintetizzatore, tastiera che viene adoperato, questi suoni un po' quasi metallici, quasi, ripeto, alla Goblins un'altra volta, e poi c'ha un pezzo trascinante di... Si gioca sui semitoni, si gioca sulle variazioni di tonalità molto. Quando Facchinetti si mette a fare il cattivello, che ti vuole un po' inquietare col tipo di musica che sta scrivendo, e lui nella carriera l'ha fatto tantissime volte, perché è vero come è vero il conservatorio, è vero come è vero la grande scuola della grande musica napoletana melodica, ma è vero come è vero che quando sei di Bergamo hai la musica elettronica tedesca a un metro da casa, quindi l'influenza, il suo amore per Wagner, che io presumo, quindi. Quando Robby si mette a fare delle musiche che vuole inquietare, ci riesce in una maniera, e con Odissei lo fa a pieno. Quindi è una canzone da ritmo incalzante nel, chiamiamolo inciso, anche perché non è cantato, quindi chiamiamolo inciso strumentale. Ma quello che è la strofa strumentale è tutto sto controtempo del basso. Cerchi di stare dietro a lui, ti perdi la batteria, poi riprendi la batteria e perdi il basso. È stata scritta in una maniera molto particolare. Ed è un pezzo che ci voleva, perché sai, Racconti Fantastici, vorrei andare a rivedere delle puntate, vedere, perché sinceramente non so neanche di cosa parlassero, se ci fosse veramente delle situazioni dove c'è un assassino alla fine, tipo sai, Agatha Christie. O il giochino che facevamo da tavolo, il Cluedo, no? Che dovevi indovinare chi era l'assassino, in che stanza, a che ora, dove. Penso sia stato uno sceneggiato del genere, ma mi voglio informare meglio. Ma Odissei, ecco, ti prepara la situazione un po'. Mentre la sigla finale, Fantastic Fly, io non la vedo così da un discorso thriller o giallo. Perché ha una linea melodica talmente bella che se l'avessero messa su una canzone d'amore struggente, se l'avesse scritto Santana, quella solo che suona Dodi, io non mi meraviglierei. È bellissimo, Fantastic Fly è bellissimo, sempre dalla musica di Robby, chiaramente. È molto orecchiabile, ti prepara già a una situazione strumentale, a una situazione musicale veramente bella. È un bel pezzo, Fantastic Fly. Poi si concede il pezzo della serie. Che qui mi ricorda qualcos'altro, però, Madonna di Dio. Ma perché stiamo qui a guardare come vanno via? Eccolo qua. Ve lo ricordate quello che ha aperto per 3 anni di fila i tour dei Pooh dal 77 all'80? Un certo Gianni Togni, uno sconosciuto qualunque.
scoperto e prodotto da Red Canzian, però diciamo la verità. Gianni Togni, questa che ho citato poco fa, è Attimi, canzone che fa parte dell'album Le mie strade, 1981, quindi è uscita veramente dopo di Fantastic Fly. Però, vedi, sto legame fra Togni e i Pooh non si scioglie, perché su Fantastic Fly... E Togni... Ma perché stiamo qui a guardare come vanno via? Sono molto simili, eh? Occio, vedi che nel mio rincoglionimento generale, il bagagliaio che mi porto dietro, però mi fa fare fortunatamente questo tipo di abbinamenti che a volte mi meravigliano anche un po', ma non perché sia bravo io, ma perché sti collegamenti, beh, mi... Mazzo, dico, vedi, vedi, figata. Aperta e chiusa parentesi. Andiamo a chiudere, perché sì, ormai siamo prossimi all'ora e direi che, e se non l'ho superata siamo lì perché l'orologio lo vedo, non lo vedo. Andiamo con l'ultimo singolo degli anni 70, 1979. I Pooh stanno per lanciare Viva, il 45 che promuove Viva è sul lato A, Io sono vivo, chiaramente. Il retro è Sei tua, sei mia. Bella, ma ditemi cosa ci passa qui fra i Pooh, non voglio bestemmiare, e i Bee Gees. Perché nei coretti, nel vocalizzato, nell'uso dei suoni, nella morbidezza dell'arrangiamento, sarà che i Bee Gees erano già talmente famosi che è un pezzo morbido, ma con queste sonorità quasi americane, sei tua, sei mia. Sto sospirato all'inizio. È bella, non è un pezzo strepitoso. Anche se alla fine c'è un assolo di Dodi che vale il prezzo del biglietto, perché poi quando Dodi si mette lì. Oh, questa dovrei controllarla, ma penso che sia Battaglia Negrini, sei tua, sei mia, ragazzi, eh. Dopo il controllo, se ho detto una stronzata, prossimo video vi dirò: guardate che mi sono sbagliato, la di Facchinetti. Però non so perché Sei tua, sei mia mi suona di Dodi. Vabbè, approfondiamo poi prima. Parliamo della canzone che praticamente Sei tua, sei mia. Oggi non potresti mai dire una cosa del genere, perché dico: sei mia, come ti permetti? Io non sono di nessuno, io sono mia. Direbbe Mafalda, no? Sia mai che oggi si dica: oh, sei mia, no, per carità, no, 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 sei tua, appunto. Sei mia non si aggiunge. Scherzi a parte, noi siamo qui, evidenza e fantasia, un respiro diverso nel mondo. Fiori d'aria siamo noi, due satelliti d'argento, due falchi protesi nel vento. Canterò, graffierò, ruberò, mi venderò per salvare, scaldare, no, scusate, per scaldare, salvare qualcosa che vale. Per te, per me, di fuoco, terra ed aria siamo noi. Non puoi fermare questa forza che vola già da sola. Sei tua, sei mia, accettati, proteggiti. Sei tua, sei mia, bastardo od innocente che sia questo amore. Noi siamo qui, cancellati ed infiniti, soffiati lontani dal mondo. Quando adesso arriverà, scivolando addosso a noi il bisogno di uscire dal sogno, canterò, graffierò, ruberò, mi venderò, eccetera, eccetera, come nel primo giornello che è identico. Allora, con Sei tua, sei mia è una storia d'amore dove lui dice chiaramente che per salvare questo amore lui farebbe qualsiasi cosa, graffierò, mi venderò, farò qualsiasi cosa. Per te e per me, perché lo faccio non soltanto perché sei tua, ma anche perché sei mia. E quindi io voglio difendere tutto quello che è tuo, ma anche mio. Quindi anche te, che sei per me così speciale, così unica e così... Dai, una canzone d'amore dove non c'è neanche bisogno di scendere tanto in profondità, perché è estremamente chiara. È la prima volta che usano un termine, o meglio, che Negrini usa un termine, un po' fuori dalle righe, perché a suo tempo, insomma, la parola bastardo non è che si usasse così come adesso. Oggi ti dicono bastardo anche per dire che è ibrido.
Nel 79 scrivere Bastardo o innocente che sia quest'amore è stato un piccolo azzardo che fa rima con bastardo. È la prima volta che metto una parola pesantina all'interno di un testo. Sì. Per il resto, ripeto, molto alla Bee Gees, gradevole, gradevole, non da impazzire, ma gradevole. Comunque, beh, la polifonia nei cori è stupenda. Sono quei classici pezzi Pooh dove c'è il tornello soffiato alla Dodi e l'inciso, cazzo, tutti insieme, via, se parte, boom. Deve trascinare, deve trasportare. Ecco, da Viva non avrei tolto niente per mettere Sei tu a semino. Forse avrei riflettuto magari su Rubiamo un'isola, che è la canzone più leggera di Viva. Ma anche no, mi tengo anche Rubiamo un'isola, scusa. Sei tu a semino, averla dentro Viva non mi fa la differenza. Come invece di altre canzoni che abbiamo detto prima. Allora, signori, detto questo, io continuo a ringraziarvi per il seguito. Ormai siete diventati tantissimi, ho superato, non so, 100, so, quasi 180 iscritti, non lo so. Ripeto, pensate che 3 mesi fa, quando ho cominciato, erano in 48, quindi, insomma, ma non perché io debba portare trofei in giro, non è quello che mi interessa, ma è la condivisione. Ogni giorno leggo messaggi, ogni giorno leggo like, leggo messaggi. Domande, chi si consulta con me, e questo mi fa un immenso piacere, perché io sono poco più che un praticante dei Pooh, cioè li conosco perché li seguo da sempre, li amo, a volte parlo con loro frasi anche quando sto con gli amici, perché a volte c'è un discorso, mi fa: ah, è così, è così. Sì, ma guarda, come direbbe Negrini, qui si sarebbe bene. Che cazzo è Negrini? Non sai chi è Negrini, vergogna, vergognati. No, scherzi a parte. Quindi ce li ho molto dentro, però per me, ripeto, è un divertimento, una chiacchierata che faccio con voi con tutto il piacere del mondo. Ma vedere tutto questo seguito e anche gente che mi chiede consigli, cose qua, ragazzi, io vi ringrazio veramente, siete fantastici. E come promesso, avete visto, avete pazientato un po', ho pazientato anch'io nell'attesa prima di buttarlo giù, ma eccolo qua, il video promesso sui singoli degli anni 70, eccolo qua, lo abbiamo finito. Prossimo step, prossima tappa. Video, sì, video, sì, video, giusto. Su i singoli degli anni 80, a cui ci dedicheremo una puntata esclusiva come questa, e poi partiremo con gli album degli anni 90 e vediamo piano piano quello che succede. Per il momento ci fermiamo qui, io mi fermo qui, come direbbero i Dick Dick, oggi abbiamo spaziato un po', Io vi ringrazio come sempre perché siete fantastici, continuate così, non mollatemi perché io non vi mollo, quindi non molliamoci, no? Facciamoci compagnia, tiriamo dritti, andiamo avanti. Buona serata, buon divertimento, buona vita, buon tutto, ma sempre cosa? Buona fortuna a tutti quanti voi ragazzi. Dai, alla prossima. Ciao a tutti e grazie come sempre.